Bella partita, combattuta in campo, il 2-2 forse il risultato più giusto, però una gran bella Atalanta. Sì, è stata una palottaggio, una partita molto dura, ma ho visto un Atalanta bel tosto, è quello che mi piace e credo che il pareggio alla fine è giusto. Bella partita, tosta, bei contrasti, l'avete giocata senza mai rallentare un momento. No, c'era molta tensione, anche noi non siamo partiti benissimo in campionato e volevamo iniziare meglio la Champions League e credo che un punto qua fuori ci può dare anche fiducia per sabato prossimo a Salerno e quindi siamo anche contenti con il pareggio. Che carica in più dà questa competizione? Tanto, perché alla fine anche loro erano in 10, magari potevamo vincere lì, potevamo fare un po' di più, ma eravamo anche un po', non lo so, no, magari stanchi, lo so, perché era veramente dura. Ma ci dà una carica in più questo Champions League, perché è sempre bello giocare contro le squadre più forti. Remo, lo più Young... forte dell'Europa, non più forte di noi. Certo. Remo, lo Young Boys ha battuto il Manchester United, forse il risultato a sorpresa. Sì, mi hanno detto prima della partita che poi si è battuto perché è difficile giocare sul sintetico lì perché ti devi abituare e quindi per nessuna squadra diventa facile giocare lì. Noi giochiamo in casa la prossima contro di loro, ma il nostro obiettivo è vincere contro di loro e poi ci siamo messi bene.